tombola. Guardi, caro amico, intanto prenda questo, che io l'avevo messo da parte, è importante che lei ce l'abbia. E poi siamo qui con un convitato di pietra. Sarei io, eh? Che è venuto a trovarci. Da Bologna, da quel di Bologna. Niente, da Bologna. Niente popò di meno. Io sono che dalla Felsinea. Fare le domande che farebbe il popolo. Certo. No, vabbè, tu fai le domande che fa il popolo. Sì, allora partiamo da lì. La domanda popolare. Vai pure. Vai, tocca. Cosa sarebbe la moneta, alternativa? Ho detto bene? Sì, hai detto bene. Allora, la moneta alternativa, tutti si riempiono da una ventina d'anni, meno, da una decina d'anni. No, anche di più. Dai. No, 12-15 anni ci ha avuto esplosione il concetto. Tutti si riempiono la bocca di queste parole, la moneta complementare o alternativa. La gente, quelli che parlano di questo argomento, non sa che per legge, in base al trattato di Maastricht, al trattato di Lisbona e ad altri sottostanti accordi internazionali, sia monetari che statali e quant'altro, la moneta complementare non può esistere. Primo, perché c'è la dichiarazione che l'unica moneta, fra l'altro a corso forzoso, è l'euro, sì, nell'eurozona, quindi non ci possono essere altre monete. Ma per di più, le monete cosiddette complementari in realtà possono essere trasferite a misura del massimo 3% rispetto al valore della transazione economica. Quindi se un paio di scarpe costa 100 euro, al massimo 97, 3 euro di moneta complementare. Quindi l'idea di tornare a battere moneta, com'è compatibile o incompatibile con questo? Questa è una legge, questa che dicevi? Certo, non una legge, una serie di leggi. Scusa un minuto. Ricordo a tutti quanti che per fare una trasformazione radicale non bisogna avere delle idee molto, tremendo, molto superficiali. Bene, venga il sole. Vai, vai. Ma bisogna avere... No, striptease congeniale. Mi devi... Vai. Bisogna avere le idee chiare sui concetti. Se io voglio trasformare radicalmente qualcosa, quel qualcosa deve essere conosciuto fino in fondo, nelle sue implicazioni positive e negative. Questo è il punto essenziale. Se uno non le conosce, è inutile che vada rompendo lì coglioni al mondo intero, tanto non ti si fila nessuno. Non ti si fila nessuno, hai capito? Allora, dicevi, la domanda era... Aspetta, io volevo completare. Viceversa, rispetto alle monete complementari, la cambiale è uno strumento internazionale dal 1930, riconosciuto ufficialmente da 41 stati in giro per il mondo, per cui se io emetto una cambiale qui in Italia, la posso mettere in pagamento ed esigere pagata in India, in Brasile, in Canada, in quei 41 paesi, insomma. Oppure io la posso stilare in Brasile e pretendere di essere, che sia pagata in Italia. Certo. Questo per dire, insomma, che questi 41 paesi, fra cui anche la Russia e tutti i paesi europei per la maggior parte, tranne gli Stati Uniti, sono tenuti a riconoscerla. Quindi è uno strumento monetario internazionale. Ma riporta sempre una valuta specifica. Pagata nella valuta che si descrive qua, lire, euro, vedi che c'è scritto, dollari, sesterzi, Pfennig, marchi, si scrive qua. Ma siccome la debolezza di un paese è data anche dal fatto che non batte moneta, e noi non battiamo più moneta, non fa niente, c'è la cambiale, la metti nella divisa che vuoi. Forza. La vuoi far pagare in dracme? Ma se io voglio far riacquistare forza al paese, devo battere moneta? Non necessariamente. Utilizzi il dollaro, però gestito da te. Come? Attraverso la cambiale sociale, puoi fare, solo attraverso la cambiale. Ti dico una cosa, per esempio le banche, non qualcuno, le banche, tra di loro usano i cosiddetti buoni interbancari, che altro non so, che cambiali, gli danno dei bei nomi edulcorati, dolci, no? Buono interbancario. Però qua nel libro, ad esempio, che c'è scritto qua? Buono postale fruttifero. Questa è una cambiale, aspetta, ti faccio vedere ancora, aspetta, qua che c'è scritto? Prestito. Comune di? Castellania. Castellana. Che vuol dire?
questo è una cambiale, cambia il nome, qua c'è scritto prestito, là c'era scritto buono, qua c'è scritto Monte Paschi, credito agricolo. Credito agricolo, ma sempre la cambiale è. Aspetta, andiamo avanti. Aspetta, qua che c'è scritto? Russian. Fallo vedere ai compari. Russian Government, giusto? E che c'è scritto sotto? Qua? 8 milioni e... No, che c'è scritto? Tu che ci vedi meglio. 8 milioni e 500. Russian sì. Government. No, leggi qua, poi dopo qua. Ho visto la cifra. 8 milioni 500 mila. On il 29 aprile 1918, senza senza bisogno di giorni di presentamento, il governo russo ha promesso il pagamento di questo buono 8, del tesoro. È un buono del tesoro. Billa. Ma la data è importante. Del 18. Del 2018. 1918. Ah, 1918. Aspetta, andiamo avanti. Non è che stanno così qua. Società Automobili Roma, giusto? Ok, quindi, che c'è scritto qua? Quindi insomma è riconosciuta... Sono tutte cambiali. Edoardo Bianchi, la Bianchi delle biciclette, la Liquigas, eccetera, fanno... Che c'è scritto qua? Prestito obbligazionario, ci hanno tanti nomi, ma sono tutte una cambiale, sono varie forme di basta cambiale. Basta che ci sia l'emissione, la firma dell'emittente. Eccolo qua. Nome, vedi? Cognome, paternità, maternità, luogo di nascita. Tipo luogo di emissione, è come un assegno. Okay. Tu c'hai quei dati, questa oggi se io l'avessi una cosa del genere, vado dalla Liquigasa, non so se esiste ancora o meno, fino a qualche anno fa c'era. È stabile? Certo. No, la liquidità so se ti paga, la no. Liquidità se c'è ancora. Se non paghi ti faccio il processo in tribunale e la protesto, certo la protesto. Okay. È un cambiale, si chiamano buoni, si chiamano come allora, cavolo. Allora, chiariamo anche questo. Debito pubblico italiano, eccolo qua, cartella al portatore, lire 2000, aspetta. Vabbè dai, abbiamo visto, ce ne sono di tanti tipi. Quella è la cartella al portatore. Però... aspetta un minuto che devo dire una cosa. Devo dire una cosa agli amici, perché molto spesso le persone non le sanno. Allora, io sono stato dipendente fino a quando sono andato in pensione. Ho avuto un'attività professionale di dipendente, poi ho fatto anche attività professionale autonoma, tutto un altro discorso. A un certo punto c'è stato un momento particolare che probabilmente qualcuno si ricorda. Beh, a quel punto mi fu requisito da parte del governo, fu quando misero le mani sui conti. Sui conti. Il 2 per 1000. Esattamente, quella massa di testa di no, cazzo. Ah, nato, quel figlio di gran puttana. Esatto. I quali si impossessarono del mio stipendio e dal mio stipendio presero una certa cifra. Quella cifra mi fu restituita gradualmente perché era un prestito forzoso. E io andando in banca tutti i mesi esibivo questo mio credito e loro mi davano in più quello che avevano fregato prima più gli interessi, quindi cioè la procedura naturale di carattere economico finanziario c'è, non si capisce per quale dobbiamo non dare lo vogliono fare, la mano, dobbiamo dare la possibilità a questi mascalzoni di fare quello che vogliono, lo stesso discorso vale. Scusa. Lo stesso discorso vale, vogliono presentare a sindaco di Roma Maria Elena Boschi, io non so, a quel punto preferisco la mafiosa. Beh, cazzo. No, io preferisco la cosa, la pompinara, come si chiamava? Chi ha detto che questa non sia pompinara? No, ma quello che lo faceva ufficialmente, la che? Cicciolina. Cicciolina, almeno. Sei tutti noi, alternativa a Maria Elena Boschi. Meglio Cicciolina. Ma stai scherzando? Una professionista vera, dichiarata. Anche la dichiarata e stimata. No, ma non lo dichiara, è diverso. Allora, il Parlamento quando fu eletta si comportò allora, benissimo. Questa è l'antesignana di tutte, quella più onesta e soprattutto quella che ha avuto una storia successiva importante. E qui c'è scritto Domain Republican. Domain Republican, eccolo qua. Assignare. Assigna
eccetera, eccetera. Questo leggi la data. È il cosiddetto assegnato, lo dico, non c'è bisogno di leggere, 1791, te lo dico a memoria. Questo è stato l'antesignano dei titoli di reddito civico, che leggessero intanto la mia prefazione, certo, relativa agli assegnati. Bellissima. Nascita appunto della banconota ufficialmente. E poi gli assegnati cos'erano? Erano dei crediti assegnati sui beni requisiti a Santa Madre Chiesa. Era su quel cespite lì che si basava la diciamo la capitalizzazione di questi buoni. Ma quello che forse le persone vorrebbero sapere è come si utilizza in maniera corrente la cambiale sociale. Come cambiale? Come una qualunque cambiale. È una cambiale. Vai dal tabaccaio, compri una cambiale e la puoi far diventare semplicemente dicendo, mettendo qui per acquisti quotidiani, per altre operazioni. Cioè, per tutto quello che uno vuole, esattamente come le cambiali. Tu con la cambiale puoi comprare quello che vuoi. Se quello che è di là, che deve venderti qualcosa, accetta la cambiale. Io ci ho costruito casa, 300 milioni di cambiali ho fatto all'epoca quando costruì casa. E perché io no, era normale, la gente non andava in banca a pietire il credito, che quello te lo dà, non te lo dà, gli devi dare 600.000 euro di ipoteche, di garanzie, perché quello poi dopo ti dà 100.000 euro e con un tasso del 10, 12, 20%, capito? Andavi direttamente dal tabaccaio e ti facevi il credito da solo, ancora trovavi meglio chi te lo accettava, dovevi andare a cercare un po' in giro perché non tutti te lo accettavano. Ancora meglio. Vai dal negoziante e gli dici: tu mi vuoi vendere un'automobile, costa 10.000 euro, ti va bene se te la pago in cambiali? No, e allora vaffanculo, chiuso. Mangiati la macchina. Mangiati la macchina, capito? Sono tutti pronti a dirti sì signore, ma allora per quale ragione non dovrebbe andare bene? Vabbè, ma chi invece non può permettersi di sentirsi dire di no, come... In che senso? Cioè, per acquistare. Chiunque, se non ti dicono di no, non hai perso niente, perché tanto non c'avevi niente uguale prima. Non è che ti abbiamo promesso che ti diamo un credito e poi dopo non te lo diamo. Ti diamo la possibilità tecnica, giuridica e amministrativa di farlo, con tutti i supporti di legge del caso, perché questo è legale. Perché è tutto riconosciuto. Mentre la moneta complementare o alternativa non è legale, questo è perfettamente legale. Utilizzare, allora ti dico soltanto questo: non ci possono essere in un paese due monete, no, ci possono essere anche addirittura. Tu pensa, nell'Italia pre-unificazione, prima del 1861, esistevano per diciamo la parte più influente dello Stato, perché ce n'erano anche altre, sei diversi tipi di monete. Tutte perfette, tu dovevi andare da Roma a Milano, dovevi attraversare lo Stato della Chiesa, la Repubblica Fiorentina. No. Partendo da Roma, sì. Partendo da Roma, dovevi arrivare Principato, a Parma, Principato di Toscana, il Principato di Modena. Modena, Reggio e Guastalla. E poi arrivavi a Milano, quindi dovevi fare quattro cambi di monete. Bravo. Bravo. Ha un tasso medio del 25-30%. Vabbè, ma parliamo dell'Italia unita. Ci potrebbe essere una doppia. No, ti volevo dire, era costretto in Italia, quella che poi è diventata Italia, a dover avere in tasca almeno quattro tipi di monete, quindi tutte che valevano in un determinato territorio, ma anche nell'altro territorio. Per esempio, se tu c'avevi dei fiorini fiorentini a Roma, potevi usarli benissimo, solo che te li scalavano di 10-20-30%, ma era un moneta circolante a tutti gli effetti, anche perché era d'argento, oltretutto, capito? Quindi il fatto di farsi delle preclusioni mentali o delle pippe mentali, così si capisce bene, quindi farsi questo strumento sarebbe per utilizzabile senza autorizzazione della Banca d'Italia, senza autorizzazione del Comune, senza autorizzazione nazionale, senza autorizzazione del Parlamento, del partito, di che cazzo volete voi. Questa si può usare oggi, non domani, oggi. Se organizziamo un circuito in cui aderiscono tutti nel dare e nell'avere la cambiale sociale, che poi non è obbligatoria, se uno aderisce al circuito non è che è sempre obbligato
per forza a prendere e a farsi pagare in cambiali sociali. Può dire ad un certo punto: guarda, io dei cambiali sociali sto mese ce n'ho troppe e non ne accetto più, oppure accetto cambiali sociali solo in pagamento del vino che produco io, oppure io accetto le cambiali sociali solo della farina che produce il mio mulino, perché io ho anche il terreno, coltivo il terreno, quindi costi pesanti non ce n'ho. Ecco. Perché si chiama cambiale sociale e non cambiale? Perché si chiama cambiale sociale, attenzione, per molti motivi. Non è che si perché chiama il denaro... cambiale... aspetta, fammi finire. Non è che si chiama cambiale sociale perché c'è il nome sopra, è una cambiale normale. No, non è solo una cambiale normale, è tutto quello che è una cambiale normale, ma in più noi evidenziamo nel nome il fatto che il circuito economico, finanziario e monetario, è tutto sociale, quindi l'accaparramento e la capitalizzazione è un reato sociale, quindi ecco perché la cambiale è biodegradabile, diciamo così, per cui ogni mese perde il 2% del valore, proprio per non permettere a nessun, truffatore, a nessun arpagone di capitalizzare e mettere da parte le cambiali sociali, perché tanto comunque gli si deperiscono dentro al magazzino o dentro alla cassaforte, capito? Quindi la cambiale sociale si chiama così perché è il denaro, è una funzione sociale, perché senza denaro la società non funziona. È chiaro, no? Ha un senso se è movimentata. Come diceva giustamente Ezra Pound, alla luce del pensiero di Gesell. Esatto, perché Gesell è l'anticipatore, diciamo, il preconizzatore di questa moneta deperibile che lui idealizzò. Ecco. Sì, attenzione, però bisogna essere chiari, sennò la gente non capisce. Allora, la moneta deperibile è comunque deperibile. L'inflazione, ricordiamoci gli anni 70-80, che era un momento di grande boom economico ancora, comunque, ma che aveva una inflazione annuale del 20-25% addirittura. Io mi ricordo quando i soldi andavo in banca me li davano, facevo l'imprenditore, e mi costavano anche addirittura il 32-33%. Me lo ricordo bene. Te lo ricordi? Cioè, altro che strozzino, ma la gente ha la memoria corta, perché le banche sono nate come dove vai te ogni tanto a mettere le cose di valore, come cazzo si chiama? Al Monte dei Pegni. Sono nate, tutte le banche sono nate principalmente come Monte dei Pegni, dove tu andavi a depositare le lenzuola piuttosto che il cipollone del nonno, piuttosto che altre cose che dentro casa tanto c'avevi pure paura che te le rubavano, certo. Le mettevi là e quelli ti davano il 60-70-80% di quello che era il valore commerciale. Dopodiché passavano quanti anni? Quello che ti pare. Quello che ti dice, torno fra 10 anni, quanto te devo dare? E te gli davi l'X. Però nel frattempo avevi utilizzato il capitale che ti si era venuto a creare tramite la banca. Ecco, le banche all'epoca, parliamo del 1250-1380, 1400, all'epoca chiedevano agi che andavano fra il 30-40% Sono arrivati nel Medioevo al 90%, ricordiamoci. No, dell'epoca comunale. Siamo lì. Capito? Quindi, questo per dirti che c'era... Che gli strozzini erano strozzini veri. Come? Non è cambiato niente, erano strozzini allora, sono strozzini adesso. Manca solo l'occasione giusta. All'occasione si ripresenteranno per quello che sono esattamente. Va bene, io intanto mi leggo il libro, perché tu cercavi di capire che comunque, ripeto, comunque, se lo ritieni valido mi mandi un bonifico di qualche cosa. Allora, ripeto, a integrazione di quello che ripeto quello che avevo detto io quando mi sono fatto casa e mi sono sposato, ho acquistato tutto via cambiali, perché noi no, la macchina tutti. L'ho acquistato con le cambiali di allora, sono rimaste quelle di oggi, non è cambiato niente. Ha il vantaggio che rispetto a allora, oggi praticamente non c'è nessun interesse, perché l'interesse è bassissimo. Infatti, allora facevi le cambiali anche al 20-30% e la gente le faceva uguale. Perché? Perché l'economia girava e comunque, pure se pagavi il 20-30% di interesse all'anno, comunque in quell'anno tu guadagnavi sufficientemente per mettere da parte quel 20-30% che dovevi pagare la banca. Esattamente. E quindi era chi se ne frega dell'interesse quando l'economia
frulla in maniera così veloce e quindi mi dà la certezza di avere comunque quel tipo di entrate, quella sufficiente quantità di entrate anche per sopperire all'interesse che dovrò pagare. Allora ragazzi, vi devo salutare perché sì, devo ripeto, visto che tu sei qui, lo ripeto. Cari amici che ci state ascoltando, c'è stato un momento particolare in cui c'è, quando noi parliamo di cambiale, la gente si spaventa. Sì. Perché evidentemente è la damnatio memoria è naturale, no? Beh, evidentemente c'è stata un'operazione mediatica per cui l'idea di cambiare è collegata all'idea di debito, non è vero, la gente che deve incassarla, certo, che non quella che ma l'hanno fatto di proposito. Allora ti dico questo: 20 anni fa, 30 anni fa, quando ancora c'erano le lire, si utilizzavano all'anno complessivamente 720 mila miliardi di lire. Allora, adesso secondo te quante se ne fanno di cambiali? Poche, dici te, no? 720 miliardi di euro. Oggi ci sono, girano quella quantità. Solo che prima le facevano i cittadini verso i cittadini o le industrie, adesso le fanno i cittadini e le industrie alle banche. Che è una cosa molto più grave, molto più impegnativa. Le banche falliscono, tu devi pagare due volte, lo sai, sì. Lo sai, tanto per dirtene una. No, però non sì, perché c'è quello a cui tu l'hai fatto, che la banca non lo paga, lo paghi te. Ah, ok. È come l'assicurazione. E perché l'assicurazione non paga. Perché di Siena non è questo. Banca Etruria, cosa è successo? Cioè, se tu vai a fare un'assicurazione e l'assicurazione fallisce, tu c'hai un incidente, chi paga? L'assicurazione fallita o paghi te? C'è un fondo. Lascia stare, non parliamo dell'ANIA, non parliamo dell'ANIA perché è una cosa che andrebbe veramente presa a mitragliate, come minimo, lasciamo perdere l'ANIA. Tu, te lo dico io, non paga l'assicurazione che fallisce, paghi te e non paga l'ANIA. Allora la conclusione è questa, la vera rivolta è quella che nasce sempre dal popolo. Dal basso. Basta. Non questo deve dipendere dall'alto, quindi quando noi parliamo questa, di cambiare si può fare, basta solo cominciare. Perché dice non l'avete fatta? Perché i tempi non erano ancora maturi, la gente ancora non batte i denti per la fame, perché in culo alla gente che c'entra e in cervello no, delle volte, perché non riesce a fare quell'attività di rappresentazione dell'ignoto, quindi a rappresentarsi qualcosa che non esiste. La gente, la massa della gente non ce la fa, quindi ha paura dell'ignoto, come sempre succede, e quindi non si mette in gioco. Viceversa, quando vedi che batti la testa un giorno sì e il giorno dopo altrettanto, e vedi che non esce un ragno dal buco, vuol dire che quel sistema che hai adottato non funziona, bisogna cominciare a cambiare modello, no? Funziona solo per certe persone. Solo funziona per ragazzi, vi devo salutare. Sì. Allora, l'ultima conclusione. Devo incontrare un amico di Ostia e andare poi a Bologna, quindi... La conclusione è questa, che deve essere un fatto pratico. Vai in un negozio, vuoi comprare una televisione, devi chiedere, la prendi la cambiale? No, arrivederci, me ne vado. Chiuso. Bene. Ah, ok. Trovi quello che partecipa. Creare un circuito di bravissimo. Cambialisti. Allora, esatto, una cosa che va detta e poi ti lascio andare è il fatto che bisogna, prima di partire, perché da 10 anni che esiste la cambiale sociale concepita in questo modo, non l'abbiamo mai ancora attivata, perché bisogna concepire un circuito locale, partendo dal locale, di almeno 4, 5, 10 mila scambiatori che possono permettere, diciamo, la realizzazione delle filiere economiche, no? Perché se non fai questa cosa qui, il sistema cade, crolla, non c'è la fluidità di flusso, capito? Certo. Invece a livello nazionale occorre un numero molto più ampio, quindi bisogna, la prima cosa da fare è cominciare a coinvolgere in adesioni, facendo sottoscrivere le adesioni, che qua ci sono anche, fra l'altro, cioè un modulo... Aziende che accettano le cambiali. Di aziende, ma anche di cittadini, sì. che disposti a proporre il pagamento con la cambiale. Da qualche parte c'è, se non c'è lo mandiamo come allegato poi a chi lo ha comprato. Ok? Okay? Bene, Alessandro, ragazzi, questo grazie. È il mio biglietto visto. Sei tutto qua qui, c'è eh? Il telefono mio, visto? Okay. Giù, no. A parte che tu il telefono mio ce l'hai. Ecco. Va bene. Ciao. Ce la fai? Grazie. Da qui ce la fai? A piedi da qui? Sì, ce la faccio. Ciao a tutti. Buona grazie. Cavalcata. Ciao. Allora, andiamo avanti, dai. Chiudi. Aspetta, chiudiamo. Aspetta che c'ho gli occhiali qua. Ok.